Voi tutti buonasera e bentornati a Parliamoci Chiaro. Questa settimana ci vogliamo occupare del tema della disabilità perché siamo alla vigilia della giornata internazionale dei diritti delle persone diversamente abili, il 3 dicembre, istituita nel 1992 dall'ONU. Stasera ne parliamo raccontando problemi che affrontano i disabili nella vita di tutti i giorni, ma anche dando voce ad esperienze positive di inclusione che vengono dal nostro territorio. Lo facciamo anzitutto con i nostri ospiti. Saluto e ringrazio per essere nuovamente qui con noi l'assessore Luigi Biancalani, che tra le altre anche la delega alle politiche diversamente abili. Buonasera. Buonasera. E saluto anche Roberto Macri, presidente della Fondazione Opera Buonasera. Santa Rita, nonché presidente della Consulta del Terzo Settore in seno alla Società della Salute, che in sostanza rappresentano quelli che sono i soggetti gestori dei servizi. Questa settimana siamo anche in collegamento con la residenza Le Rose a San Giusto, una casa famiglia per persone disabili nata dopo anni, tanti anni di impegno da parte di un gruppo di genitori di ragazzi con disabilità che fanno parte dell'Associazione Italiana Assistenza Spastici, e per noi c'è Lucrezia Sandri. Ciao Lucrezia. Ciao Giancarlo e buonasera agli ospiti in studio, naturalmente ai nostri telespettatori, proprio così questa sera in diretta da San Giusto, dalla residenza Le Rose, che incarna in pieno lo spirito della legge Dopo di Noi. Quindi pensa a quando i genitori, le famiglie delle persone diversamente abili non ci saranno più, e quindi queste persone dovranno vivere in autonomia possibilmente la loro vita. E quindi qua si fanno esperimenti, prove di questo genere, esperienze che durano dei mesi, come avremo modo di raccontare. Quindi si incarna lo spirito di questa legge in Italia, ma anche lo spirito dell'AIAS, questa associazione che pensa al dopo e quindi a cosa succede dopo, cosa fanno queste persone e cosa faranno veramente nella loro indipendenza e autonomia. Quindi veramente a tra poco, per ora linea allo studio. In redazione, come sempre, Arianna Di Luba. Ciao Arianna. Buonasera Giancarlo, buonasera ai nostri ospiti e a tutti voi che ci seguite come sempre da casa. Vi ricordo che potete interagire con noi e quindi mandare le vostre domande agli ospiti in studio e commentare insieme questa puntata. Potete mandarci un messaggio sia SMS che WhatsApp al numero 331-188-8676. Oppure una mail a parliamocichiaro@tvprato.it o ancora a scriverci sui social network. Ci trovate sia su Twitter con l'hashtag parliamocichiaro che su Facebook alla pagina di TV Prato. Vi aspetto quindi. Allora intanto partiamo dalla prima scheda, che evidenzia quelli che sono i principali problemi, le cosiddette barriere architettoniche, ma non solo. Vediamo. Per un disabile non è ancora possibile parcheggiare la macchina in piazza Mercatale senza accedere al parco del Tondo, circumnavigando la piazza in mezzo alla strada perché i viottoli di accesso non sono adatti al passaggio delle carrozzelle. E non è ancora possibile entrare in molti negozi liberamente senza dover suonare il campanello per richiedere la collocazione della pedana all'ingresso. Il centro di Prato e le barriere architettoniche è una storia infinita. I problemi iniziano già dal momento in cui un cittadino con disabilità arriva dentro le mura. I posti auto più prossimi al centro sono una quindicina, riferisce il referente pratese dell'Associazione Toscana Paraplegici. Pochi in confronto ai circa 3.000 taglianti disabili emessi a Prato. Non è facile trovarli liberi, poi ce ne sono diversi che possano abitare in centro, diversi disabili anche che non hanno la disabilità è 100% per richiedere un cartello numerato, però può chiedere un parcheggio, un posto auto vicino casa. E quelli non possono essere conteggiati del numero dei parcheggi. Se vengano conteggiati parcheggi del centro storico, che fanno parte del centro storico, però da Piazza San Marco a Piazza dell'Ospedale Vecchio, insomma. E poi che uno di carrozzina di laggiù viene in Piazza Duomo, in Piazza del Comune, è lontano. La carrozzina motorizzata l'hanno sempre quelli disabili 100% di solito, perché se no non gliela passa l'ASL. Alcune strade del centro storico poi risultano pericolose a causa di buche e avvallamenti. Specialmente lì centro ci sono tante buche
bisogna viaggiare con gli occhi per terra, perché basta poco, una rotina si blocca e il rischio di andare in terra. Andando verso il comune ci sono tutte buche, e lo stesso in Piazza Duomo. Infine il problema dei bagni pubblici. Non ce ne sono per nessuno in centro, ma i cittadini normodotati possono chiedere con più facilità agli esercizi commerciali di usufruire della toilette. Chi è in carrozzella deve seguire la trafila di qui sopra e chiedere prima la pedana. Risultato, per non dare troppo nell'occhio, c'è chi desiste. Si attende la riapertura del bagno pubblico di via Manassei. Ci disse l'assessore Bosi, che è al patrimonio, che spera entro il 2022. Per cui ancora salva a soffrire. E poi c'è il parcheggio, il problema anche dei taxi. Dal 2003 al 2015 nel comune di Prato c'erano due taxi dati in gestione alla cooperativa dei tassisti a tariffa agevolata, che permetteva ai disabili per il tempo libero. La gestione prevedeva che dopo 4 anni diventavano loro, di loro proprietà. E loro le hanno usate fino a che viaggiavano, e poi praticamente sono in disuso, sono fuori uso. Assessore, parto da lei per commentare insomma quello che abbiamo sentito nella scheda. Insomma, c'è ancora molto da fare per abbattere le cosiddette barriere architettoniche. Abbiamo visto buche, negozi senza rampa, parcheggi pochi, è stato detto. Ecco, Allora, sicuramente alcune problematiche che ha sollevato Materassi sono reali, no? Sono reali, questo non c'è dubbio. Su questo ci si sta lavorando. Ora, lui non è stato proprio preciso, perché poi, come dire, bisogna vedere un po' da che parte si parte, no? Da che parte ci si muove. Cioè, in realtà gli stalli in centro sono molto più numerosi di quelli dei che 15, diceva Materassi, dei 15, mm-hmm. Diciamo che ci avviciniamo a intorno a 80-90 stalli, e sarebbero... In tutto il centro storico? In tutto il centro, Esclusivamente per i disabili. Per i disabili. Sarebbero sufficienti, purtroppo succede quello che giustamente veniva detto nel servizio, spesso vengono occupati in maniera abusiva, quindi bisognerebbe che ci fosse la rimozione da parte dei vigili urbani, no? Per poter fare... tra l'altro... il nuovo codice della strada prevede appunto l'inasprimento anche delle pene per questo, però rimane oggettivamente quello che diceva Materassi, è giusto, già il comune sta lavorando da tempo per riaprire il bagno pubblico in via dei Manassei, e noi si conta prima dell'estate dell'anno prossimo di poterlo riaprire. Il problema per cui fu chiuso è che veniva fatto un uso improprio. Per cui adesso dovremmo fare un bando per poterlo affidare a qualcuno che sia presente quando il bagno pubblico per disabili è aperto, altrimenti risuccedono problematiche di questo genere. Inoltre vorrei dire questo, è verissimo che ci sono le barriere architettoniche ci sono in città, però insomma, l'amministrazione comunale sta lavorando per questo, sono state fatte, ci sono diversi bandi aperti anche sia per togliere le buche dalle strade, come giustamente veniva sottolineato, e soprattutto anche per altre cose, tipo per esempio i semafori per i non vedenti, i marciapiedi che a volte sono posti ormai da tanti anni, non è un problema che è sorto negli ultimi anni, però a rimuovere tutti gli ostacoli effettivamente ci vorrà del tempo, però l'amministrazione sta lavorando in questo senso. Ecco, Macri, le chiedo anzitutto se Prato è una città accessibile dal suo punto di vista per i disabili, e poi come renderla più inclusiva. Tra l'altro su questo c'è anche un progetto, no, che è partito proprio un paio d'anni fa, mi frega se sbaglio, Autimus Friendly, proprio per rendere la città più accessibile ai ragazzi, alle persone affette da autismo, e di questo poi magari ne parleremo più avanti. Ma ora, definirla città accessibile credo sarebbe per certi aspetti un po' troppo pretenzioso, perché credo non esista al mondo una città che possa assumersi come questo, sarebbe troppo ottimista, e credo nessuno al mondo possa dire di essere la città accessibile. Penso però che si possa dire questo con ragionata compiutezza, anche portando appunto
a supporto le esperienze fatte e che si continuano a fare. È una città che su questo si interroga e che molto ha fatto, molto sta facendo, nella consapevolezza che molto deve essere ancora fatto, che credo sia altrettanto importante, perché quando poi si parte dall'idea che ormai tutto quello che si poteva fare lo abbiamo fatto, poi non c'è quella spinta a migliorarsi che invece è necessaria. Questo mix, questo giusto equilibrio credo che ci sia ed ha portato, ha prodotto sicuramente dei risultati molto importanti. Uno ad esempio è quello che veniva citato prima di questo progetto fra i pochissimi in Italia, Autism Friendly, che si è riproposto di mettere in condizione i soggetti autistici di poter accedere alla rete dei servizi commerciali e dei servizi in genere avendo fatto preventivamente una formazione in alcuni, molti esercizi, devo dire, che hanno aderito a questa rete. Ecco, quanti? Vediamo nel frattempo le immagini che si riferiscono all'occasione in cui fu lanciato, insomma, il progetto. Quanti i negozi che hanno aderito a questa... si parlava di una sessantina. I negozi che hanno aderito sono una sessantina e devo dire che è stata un'adesione che è andata molto al di là delle aspettative, perché quando si partì con questa esperienza insieme all'amministrazione andavamo un po' con i piedi di piombo, perché appunto era la prima esperienza, una delle poche esperienze, credo ce ne fosse un'altra in Italia e Prato è stata la seconda. E c'è stata un'adesione fortissima da parte degli esercenti che si sono messi a disposizione, hanno fatto volentieri tutta la parte della formazione che è stata messa a loro disposizione. C'è purtroppo il Covid poi ha interrotto, devo dire, un po' questo percorso. Però proprio la scorsa settimana ci siamo rivisti con l'assessore Santi per riprendere il percorso, rifare un richiamo formativo e ridar vigore a questo progetto, che credo sia importante, significativo. Ovviamente riguarda i ragazzi e le ragazze autistiche, però è un approccio che credo sia importante e poi eventualmente da estendere. Potrebbe essere anche soggetti. Replicato, no, per altri soggetti, che non sì. Riguarda, mi pare capire, soltanto un'accoglienza di tipo strutturale, ovvero assolutamente. Ma anche nell'approccio con la persona. Si propone di guardare anche a quelle barriere che, invisibili, che talvolta sono più complicate da abbattere di quelle visibili, perché con tutte le difficoltà che comunque certo. Anche prima abbiamo visto di lavorare anche per quel tipo di barriere, le barriere certo. Invisibili non le si vedano e quindi sono più difficili talvolta da abbattere. Proprio per questo ci dobbiamo certo. Lavorare con grande attenzione. Anche se qualche rampa in più insomma ci vorrebbe. sentiamo su questo cosa ne pensano anche gli ospiti che sono con te, Lucrezia. Sì, io sono qui con Luisa Peris, che è la vicepresidente dell'AIAS, nonché presidente del CESVOT. Buonasera Luisa. Buonasera a voi, buonasera agli ospiti di studio. Ci può raccontare dal suo punto di vista, dal punto di vista di questa realtà, ma anche da mamma, cosa vuol dire avere delle barriere davanti? Quello che preoccupa sono le barriere culturali. E le barriere mentali che poi danno come risultato una città non completamente accessibile. Perché lo sforzo da parte dell'amministrazione pubblica c'è anche, non è che siamo di fronte a una città che non affronta questo problema. Però poi a volte ci troviamo, per esempio, con uno scivolo fatto in prossimità delle strisce pedonali e non c'è lo scivolo dall'altra parte dove puoi salire. Come mamma veramente mi trovo a confrontarmi con quelle che sono le barriere architettoniche, a iniziare dai marciapiedi che non sempre sono abbastanza larghi da poter passare con comodità con la carrozzina, oppure i pali della luce che sono in mezzo al marciapiede. Queste sono veramente il minimo e quindi ti costringono a scendere in mezzo alla strada. Per questo dico che le barriere culturali e l'approccio che va rivisto, e non tanto l'impegno di chi amministra la nostra città, che sicuramente è in questa direzione. Forse i tecnici dovrebbero avere più attenzione, chi realizza le strutture.
prima di andare in diretta poi parlavamo anche di un altro aspetto, che è quello proprio della mobilità, per esempio dei trasporti pubblici. È possibile per una famiglia con un ragazzo con disabilità prendere un autobus agevolmente? Ma durante la crescita di mia figlia, chiaramente come tutti i genitori, mi sono posta questo problema, cercare di metterla in condizione di essere più autonoma possibile, di utilizzare quello che la città dove lei vive gli permetteva, e quindi l'utilizzo dei mezzi pubblici. Non è stato possibile perché i mezzi pubblici non sempre hanno la pedana, non tutti i mezzi hanno la pedana a disposizione. Quelli che hanno la pedana per poter salire non hanno poi, non tutte le fermate sono preposte a poter poi aprire la pedana e far scendere. E quindi anche quando mia figlia andava al liceo ho rinunciato. Come ho rinunciato a utilizzare quei famosi taxi di cui parlava Materassi, che saluto, perché troppo costosi, e quindi andare a prendere due volte al giorno un taxi diventava un problema. Comunque l'abbiamo accompagnata noi, come sempre ce ne siamo fatti carico, e volentieri anche carico noi genitori. Magari per il trasporto pubblico, visto che c'è un nuovo gestore, si può rivolgere anche un appello da parte delle famiglie. E voglio sentire ancora un'altra famiglia che qui abbiamo. Buonasera, lei è la signora? Francesca. Francesca, abbiamo sentito tante barriere, lei in particolare ha un episodio che ci vuole raccontare, che ci vuole affidare, magari anche ultimamente a Prato. Nel centro specialmente ci mancherebbe anche diversi posti, anche per parcheggio per disabili, perché sinceramente ce ne sono tanti pochi. È un problema che anche lei riscontra, sì, come abbiamo. Poi ho due ragazze in carrozzina, sicché a volte mi trovo difficoltà, specialmente di trovare il parcheggio. E poi sinceramente, come dice anche, e l'ha detto la Luisa, anche sul fatto che c'è, insomma, anche le strade, questi marciapiedi, che giustamente a volte mi si inceppa anche la rotellina e da paura anche ti aschi la figliola, insomma. Ci sono tante difficoltà ancora sul centro storico, insomma. Vado anche da Alessandro Venturi, che presiede il Comitato Partecipazione Cittadina della Società della Salute, perché abbiamo sentito barriere che sono fisiche, reali, però c'è una barriera anche nel tempo libero di queste persone. Sì, noi stiamo lavorando per dare un progetto di vita ai disabili, e nella vita dei disabili ci sono indubbiamente anche il tempo libero, c'è la cultura, c'è l'attività ricreativa, sportiva, e tutto questo non è trasformabile automaticamente in un servizio, per cui è molto più faticoso organizzare questo tipo di tempo di vita. Cosa stiamo cercando di fare? Di riuscire a, con il progetto di vita appunto, di dare un respiro, una visione che parte dall'età più piccola e arriva fino all'età adulta. Fra l'altro voglio ricordare che oggi è previsto l'entrata in vigore della Disability Card, che è un progetto nazionale che aiuta i disabili a utilizzare e frequentare i luoghi della cultura, i musei, i teatri, il cinema, o le attività del tempo libero, ricreative, i parchi, quelli che possono essere attività sportive di vario genere, turistiche. Quindi accessi agevolati a eventi, musei, cinema. Esatto, è un progetto europeo, l'Italia sta dentro a questa sperimentazione, per cui il ragionamento che facciamo oggi sulle barriere architettoniche è ancora molto più importante. Cioè dobbiamo preoccuparci che la mobilità sia davvero la più agevole per tutti, e che quindi anche i nostri disabili possano andare non solo bene a Prato, ma andare a Firenze, Pistoia, altre città, con una facilità che oggi purtroppo ancora non c'è. Quindi le barriere dovranno essere abbattute in un modo o nell'altro. Per ora linea allo studio. Grazie Lucrezia, più tardi ripartiamo dai messaggi. Arianna. Sì, ci sono alcuni messaggi dei nostri telespettatori. C'è per esempio Carlo, chiede se ci sono ancora convenzioni con il servizio taxi per le persone con disabilità, mentre Lucia dice servirebbero più parcheggi per persone con disabilità e soprattutto controlli. Quei pochi posti disponibili, dice, sono spesso occupati impropriamente.
Ecco, sui taxi, assessore, c'è sempre questa convenzione. Sui taxi si sta lavorando su questo, perché in realtà a me piace sempre dire la verità. L'uso che è stato fatto dei taxi in passato era un uso improprio. Questo lo devo dire, e non è qui la serata per aprire questa cosa, però direi un uso molto improprio è stato fatto in passato. Quindi, in che senso? Nel senso, ora non voglio aprire una polemica da parte mia, no. Sarebbe assurdo, però è stato fatto un uso improprio e non si poteva continuare in questa maniera. Per cui, siccome poi il mezzo che c'era a disposizione era stato, diciamo, donato dalla Regione Toscana e il mezzo poi è stato usato anche per altri usi, diciamo, per altre cose, e il mezzo attualmente non è più disponibile e stiamo acquistando, diciamo, un nuovo mezzo per ripartire in forma nuova. Quindi, giustamente, come veniva detto prima, giustamente dal signor Materassi, sicuramente penso che per l'anno prossimo anche di questo dovremo dare una risposta abbastanza precisa, perché giustamente è un servizio molto, molto importante. Ecco. Per quanto riguarda il resto, più o meno, condivido anch'io quello che è stato detto qui stasera. Cioè, sicuramente il problema delle barriere architettoniche è un problema grosso, un problema reale, noi lo stiamo affrontando sinceramente, e quindi sia da un punto di vista, come dire, di lavori, ma anche da un punto di vista culturale. Certo, ci sono tante iniziative, insomma, a giro per cui per cercare di, diciamo, di migliorare la situazione, ecco, però effettivamente, come dire, siamo a parlare di una città, come dire, antica, non è che è sorta ora, per cui chi ha costruito l'ha fatto senza le barriere architettoniche. Ci troviamo un po' in difficoltà, però insomma, ecco, il problema lo stiamo affrontando, capiamo benissimo quelle che sono le esigenze che ci vengono sottoposte. Barriere comunque, come abbiamo sentito, non soltanto fisiche, per una vera inclusione, abbiamo ascoltato, no, il tema del tempo libero, ma ce n'è anche un altro assai importante, quello del lavoro. E allora in questo caso vi vogliamo raccontare un'esperienza felice e positiva, che è la storia di Emanuele, che è riuscito, nonostante appunto le sue difficoltà, a trovare un'occupazione. Vediamo. Se un giorno vi dovesse capitare di andare ad Honolulu e salire su un treno, sappiate che il disegno e la progettazione di quel convoglio sono nati a Prato. Se doveste fare un viaggio più breve, diciamo fino a Copenaghen nei prossimi anni, anche lì troverete un treno ideato nella nostra città. Dietro a questi progetti ci sono anche le mani e la testa di un ragazzo pratese di 27 anni, Emanuele Negri, che lavora alla Meccanica System, azienda nata nel 97 che conta 24 dipendenti e progetta tram, treni e impianti meccanici ed elettronici su navi da crociera o da guerra. Emanuele è affetto da autismo. Entrato nel 2016 a Meccanica System col progetto Giovani Sì, ha avuto un contratto da apprendista e ora è assunto a tempo indeterminato. Io sono entrato qua a fine 2016. Prima ho iniziato con 5-6 mesi di stage. Poi ho fatto 2 anni e mezzo di apprendistato e alla fine eccomi qui. Sì, io direi per il momento mi sento realizzato. Io mi occupo della modellazione di parti di treni, poi all'occorrenza faccio anche parti di navi, comunque noi ci occupiamo settore dei trasporti e anche settore navale. Faccio modellazione tridimensionale dei pezzi mediante programmi appositi. Io mi sto occupando di un intero treno per una linea destinata a Copenaghen. Ora stiamo partendo, insomma, dai piccoli particolari come i carrelli motori, i carrelli portanti, e via via si farà anche i vagoni. Vedendolo lavorare si percepiscono contentezza e realizzazione, si nota una persona perfettamente inserita nel gruppo. Quello di Emanuele è uno degli esempi di persone affette da disabilità che vengono inserite in contesti lavorativi. Emanuele è seguito dal personale dell'Opera Santa Rita, che soprattutto nelle fasi di inserimento affianca i ragazzi, dando comunque sempre il proprio supporto in caso di bisogno. Emanuele, nel caso specifico, si occupa di disegnare pezzi di ricambio, soprattutto di treni, tram e metropolitane, dove questi disegni poi vengano visionati dal personale specialistico che si occuperà di prendere quel pezzo e ricambiarlo con quello usurato. È stato sorprendente perché è andato tutto nella maniera positiva, ha trovato lui l'ambiente idoneo per esprimersi, secondo noi, sia da un punto di vista professionale, ma soprattutto da un punto di vista di crescita proprio caratteriale.
di maturità. E nel corso dei mesi, nel corso anche poi degli anni, insomma, ha fatto veramente dei passi da gigante, possiamo dire così. Quindi con soddisfazione, credo, reciproca, insomma. Meccanica System, prima di Emanuele, aveva già dato spazio ad altre persone con disabilità. Non è stata l'unica esperienza di Meccanica System in questo senso, precedentemente ne avevamo avute delle altre con vari tipi di disabilità e problematica. Noi abbiamo una sensibilità particolare nei temi di questi temi e nel nostro piccolo cerchiamo di fare civilmente anche la nostra parte attraverso la nostra attività. Sì, volevo dire questo, a questo proposito, come Roberto sa benissimo, cioè la Società della Salute è fortemente impegnata per quanto riguarda il discorso del lavoro per i disabili. Noi abbiamo ricevuto negli ultimi anni, soprattutto dal Fondo Sociale Europeo, dei contributi importanti, si parla di circa 3 milioni di euro, per poter sistemare alcuni ragazzi disabili a lavorare. Abbiamo fatto un primo progetto che si chiamava Made in Po, che ha praticamente utilizzato, tra virgolette, in senso positivo, dei ragazzi, circa 130 ragazzi, i quali dopo un anno e mezzo il 30% hanno trovato un posto stabile da lavorare. E attualmente stiamo lavorando su un altro progetto, si chiama Progetto Pascal, per cui bisogna avere, diciamo, il comma 1 dell'handicap, diciamo, della 104 e essere disabile, invalido civile, e si può inserire nel mondo del lavoro. Cioè, da questo punto di vista, oggettivamente, noi stiamo lavorando fortemente proprio per collocare questi ragazzi in una situazione di lavoro che altrimenti sarebbe difficile poter impiegare. Anche perché non si può prescindere dall'inserimento lavorativo per una vera e propria, no, inclusione sociale di questi soggetti fragili, Macri. Ma ci sono ancora pregiudizi in tal senso? Sì, ci sono pregiudizi, più ancora credo che, con Luigi ne abbiamo parlato altre volte, quindi credo di ridire cose sulle quali abbiamo già riflettuto. Sul tema dell'inserimento lavorativo, io sono perfettamente d'accordo con quello che veniva detto, tante iniziative sono state fatte, spesso si sono anche riscontrati dei risultati positivi, quello che abbiamo visto è un esempio, che fra l'altro rientra nell'ambito di uno dei progetti che citava l'assessore Pascal. Quello che forse bisognerebbe fare però è riuscire di più a far rete sul territorio, perché qualche volta manca proprio la capacità di intrecciare quella che poi è il tema del mercato del lavoro in senso lato, intrecciare la domanda e l'offerta. Quindi riuscire a capire, rispetto alle potenzialità che comunque tanti disabili hanno, ora qui ne abbiamo visto uno che ha delle potenzialità, certo, fortunatamente molto, molto importanti, non tutti possono arrivare a questo, però ciascuno nel suo proprio specifico ha delle potenzialità. Il tema è capire come queste potenzialità possono essere inserite nel mercato del lavoro. Occorrerebbe, a mio modo di vedere, uno strumento che faciliti questo intreccio. Su questo, secondo me, ci dobbiamo lavorare, perché la diffidenza talvolta nasce dalla circostanza di non capire quale può essere la scarpa giusta per il nostro piede, per capirsi. Se si riuscisse a fare questo passaggio, forse anche la diffidenza verrebbe meno, perché ci renderemo conto di quante potenzialità vanno perdute. Esattamente, e si potrebbe scoprire, come in quell'azienda hanno scoperto, che un ragazzo autistico può essere messo a far lavori come quello che abbiamo visto, che sono lavori molto importanti, anche per i quali ci vuole anche una competenza piuttosto sviluppata. Noi torniamo a collegarci con Lucrezia Sandri, intanto, e con i suoi ospiti dalla residenza Le Rose in San Giusto. Lucrezia.
Sì, Giancarlo, in questo collegamento noi vogliamo farvi un po' vedere che cosa si fa davvero in questa residenza, in questa realtà che, come anticipavamo all'inizio, offre autonomia, esperienze di autonomia e indipendenza, in questo caso alle ragazze, perché ci sono 4 ragazze che in questo momento abitano qui alle Rose. Sì, in una esperienza, in un progetto che è di co-housing. Sono 4 ragazze di età diversa che hanno scelto comunque di misurarsi con quello che è le problematiche e il piacere anche di sperimentare una vita indipendente. Quindi è il primo momento per parecchi di allontanamento dalla propria famiglia, la famiglia d'origine, e quindi con tutte quelle che sono le emozioni che questo porta e porta con sé. Quanti anni hanno? Hanno età diverse, hanno età che vanno dai 31 anni, 32 anni fino a 60 anni, quindi sono abbastanza diverse. Quanto tempo abiteranno? È un progetto che dura 6 mesi, quindi è un'esperienza abbastanza lunga, importante, è una palestra un po', dove davvero ci si misura con quello di cui avremo bisogno, hanno bisogno, o quello che sono in grado di fare, qualora decidessero davvero di andare a fare un'esperienza più duratura e duratura nel tempo per conto proprio, quindi d'abitazione da soli. Infatti qua facciamo vedere, intanto entriamo, perché qua c'è una cucina con una tavola bella lunga, perché così sì, certo, si può cenare e pranzare, certo, insieme. Certo, la convivialità è la base di tutto, cioè lo stare insieme è questo. Prima di tutto è il piacere di stare con qualcun altro, di condividere esperienze, sogni, desideri, vita quotidiana, la quotidianità. Ovviamente queste ragazze sono seguite giorno e notte, sì, da, certo, operatori, certo, educatori. Certo, certo, il progetto prevede un sostegno leggero, comunque calibrato su quelli che sono i bisogni personali di ciascuno, di ognuno del gruppo. Quindi attività durante la giornata, però anche tanta indipendenza, quindi si cucina, e qua ci avviciniamo alle camere, si dorme da sole, questo. Sì, si dorme da sole. In ogni camera ospita 2 persone, quindi questa è una delle camere, con il bagno chiaramente privato. Quindi questi 6 mesi, quando sono iniziati? Sono iniziati a ottobre. Sicuramente comunque il progetto prevede aprile, insomma, come fine. Sì, come fine, però sicuramente sono esperienze che sono state giudicate perché è in continuità quello di quest'anno, quindi è già partito l'anno scorso, c'è già stata un'esperienza qui. L'anno scorso si sono messi in gioco erano quattro ragazzi. Quest'anno si è data la possibilità a 4 ragazze. È il primo anno che AIAS gestisce in prima persona la struttura, la propria struttura. L'anno scorso l'avevamo data in comodato d'uso gratuito, un altro soggetto ha portato avanti l'esperienza, che è stata estremamente positiva. Ovviamente si spera che dopo questi 6 mesi ci siano altre esperienze per dare la possibilità ad altri ragazzi e ragazze di fare questa esperienza di vita autonoma. Ma io penso proprio di sì, anzi me lo auguro, penso c'è grande disponibilità da parte delle istituzioni, e quindi che guardano con grande attenzione a questi progetti e li sostengono. Dentro la legge, dopo di noi, perché poi le finanze sono quelle del governo oltre che regionali. Sì, certo, dentro la legge, dopo di noi. Questo progetto e questa struttura è partita da un bisogno che i genitori dell'AIAS, associazione fatta di genitori, di famiglie e di persone disabili, aveva individuato, che era quella di quando la natura ti dice che devi lasciare la mano dei tuoi figli, allora dove e come lasciarli. E allora avevano iniziato molti ma molti anni fa a lavorare su un progetto dopo di noi. Devo dire che se non ci fosse poi stato l'aiuto e il sostegno davvero importante delle istituzioni, della Società della Salute di Prato, della Regione, del Governo, forse questo sogno e questa risposta organizzata, per quanto ci riguarda,
non avrebbe, sarebbe stato molto difficile concluderla. Di questo devo ringraziare le istituzioni che hanno dimostrato una grande attenzione e una grande disponibilità. E noi intanto restituiamo la linea allo studio. Grazie Lucrezia. È stato fatto riferimento alla legge dopo di noi del 2016. Vi chiedo se è riuscita pienamente nel suo intento o seppure ancora si possono e si devono cogliere le opportunità, no, che vengono da questa normativa che appunto cerca di dare una risposta a quello che è l'interrogativo, no, che si pongono molti genitori, come abbiamo sentito prima: cosa succederà a mio figlio disabile quando non ci sarò più? Sì, premesso che almeno dall'esperienza anche personale, questo è forse il tema che più che viene vissuto con maggior pathos, giustamente, dalle famiglie di chi si ritrova ad avere un figlio o una figlia disabile. La legge sicuramente è una legge importante, però credo che oggettivamente ci sia ancora molto da fare. Mi sembra di, se dovessi fare un'analisi, mi sembra di poter dire che siamo all'inizio di un percorso, un percorso che forse ha intrapreso anche la giusta strada, ma siamo sempre all'inizio di un percorso. Perché in realtà, manca ancora intanto la sperimentazione di modelli, e questo che per esempio abbiamo visto è molto utile da questo punto di vista, perché occorre comprendere quale può essere un modello compatibile con alcuni elementi non trascurabili. Il primo ovviamente quello di dare un servizio adeguato a chi viene ospitato in questa struttura, e l'altro è anche quello della sostenibilità economica, che non è un tema da poco. E quindi in questo quadro, diciamo, la legge sì, avrebbe previsto alcune agevolazioni, la possibilità di fare anche delle forme di donazioni, a parte, però su questo devo dire che, ripeto, siamo ancora molto lontani dall'aver trovato la quadra e l'equilibrio. C'è da lavorare, però la strada non c'è dubbio che sia questa, nel senso che dobbiamo lavorare in una logica, ora utilizzo un termine forse anche brutto, di sempre più di deistituzionalizzazione e di servizi sempre più adeguati e personalizzati a quelle che sono le esigenze dei vari soggetti. Su questo credo che il percorso sia segnato, e anche i soggetti gestori, come quelli in qualche modo fanno riferimento alla consulta e all'attività che io svolgo, credo che dovranno sempre più lavorare in quest'ottica, non più quindi soggetti che richiamano un po' appunto l'accoglienza istituzionale, ma realtà più snelle, più flessibili, più legate a quelli che sono anche i singoli, certo, progetti di vita. Una risposta più su misura. E di questo tema ne parleremo fra poco, dobbiamo andare in pubblicità. Non so, Arianna, se volevi aggiungere qualcosa, dopodiché... Sì, visto che prima anche nel collegamento parlavano della Disability Card, appunto avevano annunciato, volevo un pochino spiegare che cos'era, appunto è questa nuova card che sarà attiva da aprile 2022, almeno così hanno detto oggi, è stata presentata appunto oggi, è uno strumento importante attraverso il quale quindi le persone con disabilità potranno quindi portare con sé in maniera anche semplice e soprattutto rapido tutti i documenti necessari, perciò senza avere più faldoni di carta. E questa carta appunto consentirà in particolare di accedere a tutti i vari servizi che poi nel tempo verranno implementati attraverso protocolli d'intesa o comunque accordi, e quindi potranno accedere appunto a beni e servizi differenti. Bene, allora facciamo una breve pausa, restate con noi e fra poco nuovamente insieme per la seconda parte di Parliamoci Chiaro. Eccoci nuovamente insieme, ripartiamo dal prossimo servizio che ci porta alla scoperta dello sportello Anch'io, dedicato proprio alle persone diversamente abili.
Fornire tutte le informazioni utili sulla disabilità nella provincia di Prato. È questo l'obiettivo primario dello sportello Anch'io, attivo ogni mercoledì mattina all'URP Multiente di Piazza del Comune, all'angolo con Corso Mazzoni, e gestito dallo scorso ottobre dall'Associazione Cieli Aperti. Molteplici servizi offerti alla cittadinanza. Dal 2008, quando è nato, lo sportello da subito si è occupato di poter dare un'assistenza, un supporto, un'informazione alle persone con disabilità, alle loro famiglie, sulle varie tematiche che riguardano i servizi al cittadino sul territorio, ma anche il tempo libero, le agevolazioni, le certificazioni, le varie pratiche, i procedimenti, insomma, che possono riguardare la vita di tutte le persone, fra cui appunto anche persone con disabilità. Lo sportello ha avuto un'attività intensa in tutti gli anni, circa una media di 200-250 contatti all'anno, gestiti attraverso i vari canali: il front office fisico, quindi c'è la possibilità di incontrare gli operatori di persona, il canale via mail e il canale telefonico, molto importante, che soprattutto durante il periodo dell'emergenza Covid è stato fondamentale per poter mantenere appunto il contatto con i cittadini. Da ottobre c'è un nuovo gestore, che è l'associazione Cieli Aperti, con i quali appunto il Comune collabora. L'associazione Cieli Aperti, oltre alla gestione in senso stretto dello sportello, del front office e della relazione col cittadino, si occupa anche dell'aggiornamento costante della pagina web dedicata dello sportello Anch'io e della redazione in via della newsletter periodica volta a tenere informati gli utenti sul tema della disabilità e contenente informazioni utili su tempo libero, contributi, opportunità di lavoro e altro ancora. Lo sportello Anch'io è aperto con un'operatrice qualificata il mercoledì dalle 9 alle 13. Le principali richieste hanno riguardato le agevolazioni per il contributo affitto, per le bollette, per l'acquisto di auto adatte a persone con disabilità, oppure sono state richieste riguardanti anche i luoghi di socializzazione. Ci sono state un paio di persone che hanno chiesto quali erano luoghi dove potessero trovarsi con persone per socializzare nel loro tempo libero. Alcune famiglie hanno chiesto come comportarsi con i figli al compimento del 18° anno di età per le agevolazioni, per l'indennità di frequenza. Queste appunto sono state le richieste maggiori che sono state fatte a noi in questi due mesi. È stato importante la rete con il Comune e con gli altri enti del territorio. E un'esperienza analoga è stata proprio inaugurata oggi a Montemurlo, è così Arianna? Proprio oggi pomeriggio è stata inaugurata a Montemurlo Altra Abilità, che appunto è questo sportello voluto dal Comune di Montemurlo in collaborazione con la Società della Salute Pratese e l'Istituto Comprensivo Margherita Hack e l'Associazione Il Gerano. È uno sportello quindi per dare un supporto alle persone disabili e alle loro famiglie nella ricerca perciò delle informazioni appunto su servizi socioassistenziali, pratiche burocratiche, agevolazioni, lavoro, scuola, trasporti e socialità. Questo sportello è aperto ogni primo martedì del mese dalle 10 a mezzogiorno e poi anche ogni terzo venerdì del mese dalle 4:30 alle 6:30. Supporto importante, assessore, anche perché i disabili purtroppo non sono esenti dal mostro della burocrazia. Purtroppo no, è verissimo, questo è un servizio... Perché si sente parlare di agevolazioni, ma per ottenerle tante volte... Sì, questo è un servizio molto importante, perché sicuramente, come dire, taglia le file e riesce a dare delle risposte concrete a dei bisogni ugualmente concreti. Ecco, quindi direi che questo servizio è un servizio molto importante, molto utilizzato e quindi dà una mano a quelli che sono i bisogni dei disabili. Io vorrei aggiungere una cosa: in questo momento noi stiamo lavorando, e Macri lo sa benissimo, stiamo lavorando al cosiddetto PAS, che è un servizio molto importante che praticamente favorisce l'accesso dei disabili all'ospedale. Perché anche qui abbiamo avuto delle lamentele molto giustificate di persone disabili che si rivolgevano magari al pronto soccorso o al dentista, eccetera, con risposte con difficoltà, diciamo la verità, con difficoltà, perché non c'era fino a ieri un percorso per i disabili, cosa che invece era presente in altri ospedali, per essere estremamente chiari, no?
Che, allora, da un po' di tempo, da circa un paio di mesi, e anche Roberto ci ha dato mano in questo, anzi si sta lavorando ancora, non abbiamo concluso niente, però ci stiamo seriamente lavorando, stiamo facendo dei percorsi, quindi accanto allo sportello, no, delle informazioni eccetera, stiamo facendo dei percorsi per aiutare i disabili ad accedere, diciamo, ai servizi ospedalieri in generale, non soltanto ad un servizio, per poter, come dire, fare una corsia preferenziale. Ecco. Prima parlavamo, Macri, di servizi su misura, personalizzati. A Prato, questo lo possiamo dire, no? C'è un'esperienza pilota che viene portata avanti in questo momento e che riguarda il trasporto sociale. Ce ne vuole parlare? Sì, questa è una cosa molto significativa che penso segni un po' e mette in evidenza le capacità virtuose che questo territorio ha, che spesso noi un po' trascuriamo, perché a Prato sostanzialmente, io credo i primi sicuramente in Toscana, ma credo anche in Italia, la Società della Salute, in scadenza del bando del servizio del trasporto sociale, anziché fare un bando così come finora era avvenuta con le normative pregresse, ha utilizzato quello che la nuova normativa prevede sia a livello nazionale e soprattutto anche a livello regionale, e quindi sostanzialmente ha aperto un tavolo di concertazione non solo fra i soggetti che hanno intenzione di acquisire il servizio di trasporto sociale, ma anche con gli utenti, i soggetti gestori, in modo tale da costruire insieme il percorso che poi porterà alla realizzazione del servizio stesso. In questi giorni, diciamo, anche grazie al sussidio tecnico dell'Istituto Sant'Anna di Pisa, attraverso il professor Gori, la formulazione, diciamo, l'elaborazione di una proposta tecnica è stata messa a fuoco. La prossima settimana credo che verrà in qualche modo definita al tavolo complessivo, e da lì poi verrà affidato il servizio, però in una logica appunto che non è più quella dell'ente che si immagina come, certo, il servizio deve essere fatto, e lo affida. Delle istanze arrivano direttamente dagli utenti. E credo che da questo processo verranno fuori sicuramente delle cose interessanti, così come è emerso dal confronto che è stato fatto in questo processo di coprogettazione e coprogrammazione. Dobbiamo correre perché il tempo stringe. Allora torniamo a collegarci un'ultima volta con Lucrezia Sandri dalla Residenza Le Rose. Lucrezia. Sì, io sono con una delle ragazze che in questo momento sta abitando nella Residenza Le Rose, con Veronica, alla quale voglio chiedere innanzitutto com'è nata questa esperienza, cioè come sei arrivata qui? Io mi trovo bene e mi trovo bene, è una bella esperienza che sto facendo io. E vado in piscina, faccio le attività regolari, faccio in cooperativa Tartaruga. E poi torni qui il pomeriggio. Torno qui nel pomeriggio e passo il tempo libero ascoltando la musica. Io so però che sei tu che hai scelto di venire qui quando hai saputo di questa esperienza. L'ho scelto io. Ti incuriosiva di questa casa, di questa abitazione con le altre ragazze? Niente, che è stato è una bella esperienza che dà molto comunque. Esatto. Ti senti bene, ti trovi bene? Mi trovo bene. Io sono anche con una psicologa dell'equipe che segue le ragazze in questa coabitazione, la dottoressa Mair, alla quale voglio chiedere che tipo di attività, che percorsi vengono messi in atto per aiutarle in questa vita, in questa esperienza di coresidenza. Buonasera a tutti. Sì, in realtà ogni percorso viene strutturato sulla base di quella che è l'individualità della persona, quindi
Partendo dal presupposto che non esiste un dopo di noi senza un durante noi, noi lavoriamo su ciò che è l'oggi, la quotidianità. Cosa faremo da quando ci alziamo a quando andiamo a letto? Il che vuol dire non soltanto strutturare momenti specifici, attività laboratoriali di vario tipo, ma anche proprio vivere la quotidianità che parte dall'alzarsi la mattina, all'igiene personale, andare a quelle che erano le attività, frequentare quelle che erano le attività anche prima di entrare nel percorso dopo di noi delle rose, continuare a mantenere in essere quello che già c'era e arricchirsi con nuove possibilità e nuove esperienze. Quindi è un percorso di crescita che vuole essere inclusivo del prima e arricchente per il dopo. Quindi poi ovviamente si tiene presente, un po' come ha detto Veronica, quelli che sono le aspirazioni, le prospettive del singolo individuo. Ecco, c'è un'equipe multiprofessionale che va dall'assistenza di base all'educatore professionale, alla psicologa, e poi ci sono ovviamente gli operatori di AIAS, i volontari anche, che cercano di arricchire questo quadro, il tutto nell'ascolto del bisogno dell'altro. Dottoressa, 6 mesi bastano per imparare ad essere indipendenti ed eventualmente riattivare anche dopo molto tempo questa indipendenza? Beh, questa domanda credo, non penso che bastino per nessuno 6 mesi, non bastano neanche per noi per abituarci ad un passaggio di stato come quello dalla vita familiare a una vita indipendente, però sono un bel banco di prova perché ci servono intanto a capire se è quello che realmente vogliamo e che siamo pronti ad affrontare. Noi lavoriamo molto sull'aspetto motivazionale delle persone, perché come si evidenziava prima per Veronica è una scelta il venire a fare questo percorso, non un'imposizione, e quindi si lavora proprio sull'aspetto anche della preparazione, ognuno con i suoi tempi. 6 mesi sono un inizio. Allora, grazie alla dottoressa Maier, ma grazie anche all'AIAS che ci ha ospitato questa sera e che ci ha permesso davvero di conoscere, permettetemi di dirlo, una bellissima realtà. Quindi grazie, e naturalmente grazie a voi tutti per averci seguito. Restituiamo definitivamente la linea allo studio. Grazie Lucrezia, abbiamo sentito Veronica raccontare la sua esperienza. Vado in piscina, ha detto, lo sport, anche lo sport è un altro strumento importante, no, per favorire l'inclusione. Ne abbiamo parlato con uno sportivo di successo, un paratleta di successo, Cristian Giagnoni. Quali sono le difficoltà che incontra una persona con una disabilità motoria nella quotidianità? Sicuramente le difficoltà sono, innanzitutto un po' di barriere architettoniche, nel senso che ci sono ancora tanti negozi, tanti locali che hanno delle barriere architettoniche, tipo scalini e altra roba. E secondo me la cosa secondo me più grave che si trova è che si trova sempre e molto spesso nei parcheggi disabili si trova sempre o posti occupati da persone che sono senza cartellino, ma soprattutto anche dal momento che uno parcheggia ti viene sempre messa una macchina accanto che tutte le volte o molto spesso non è possibile rimontare in macchina. Sicuramente lo sport aiuta perché ovviamente la fisicità, il movimento, insomma, aiuta un po' a tutto genere, diciamo, di vita, oltre che a questi problemi. Cosa possono fare le istituzioni per cercare di abbattere alcune di queste difficoltà, di queste barriere? Sicuramente, non so, magari un po' più di controlli e poi io credo che forse anche parlare con qualcuno che ha questi problemi, magari anche avendo un dialogo, perché tante volte parlando con persone, anche per dire un piccolo scalino, magari per me non è un problema, ma per tanti altri sì. Sei un pluricampione nazionale di handbike, come hai scoperto questo sport? Io questo sport l'ho scoperto, diciamo, grazie a Alex Zanardi, perché dal momento dell'incidente ho provato vari sport, e praticamente quello che praticamente ho sposato. Alle prossimi impegni ancora le date non ci sono, però ci sarà sicuramente, in caso che almeno che non ci sia altri problemi,
C'è la prima dell'Europeo il 12 e il 13 febbraio alle Canarie. E poi niente, quest'anno ci sarà, cioè farò più che altro quasi tutte internazionali per cercare di alzare un po' il livello, per avere un po' più confronto con gli atleti stranieri. Beh, intanto in bocca al lupo a Cristian Giannoni per i prossimi appuntamenti, lui che ha vinto più di una volta il Giro d'Italia di handbike, dunque davvero un in bocca al lupo a Cristian. L'importanza dello sport, dicevamo, come strumento di inclusione, sono tante le realtà presenti in città, penso insomma al Polisportivo Aurora, allo Special Team e molte altre esperienze. Una cosa che appunto mi ha fatto riflettere sulle parole di Cristian Giannoni, che un po' prima abbiamo toccato, non Macri, è proprio quando ha detto l'importanza anche da parte delle istituzioni di ascoltare, di parlare con i diretti interessati, perché per un servizio su misura, come dicevamo prima, non si può prescindere, no, dal capire cosa significa essere, no, diversamente abile e quali sono le difficoltà che si incontrano nella vita di tutti i giorni. Sì, sì, ora l'ascolto reciproco credo sia il segreto un po' di tutti i processi, no? Quindi tanto più in un processo di relazione come quello fra soggetti disabili e tutto il resto della comunità. Però io credo che il segreto da questo punto di vista è la vera molla che potrebbe far scattare un meccanismo virtuoso è quello di cominciare a ragionare su questi temi non in un'ottica, mi viene da dire, pietistica del soggetto, certo, che ha bisogno del nostro aiuto, del supporto, eccetera, ma come un cittadino con dei diritti che sono uguali a quelli di tutti gli altri cittadini e con delle potenzialità, e cominciando anche a comprendere che una comunità, un territorio, una città che si rivolge a questi soggetti più fragili cercando di mettere in evidenza e al centro le loro esigenze, cresce nel suo complesso. Non è che si fa un favore a loro, facciamo un favore a tutti noi, certo. Tutti noi diventiamo più ricchi e creiamo una società più virtuosa. Questo è il meccanismo che purtroppo, quando invece si continuerà a occupare, come ci diceva l'assessore, i parcheggi riservati, vabbè, e qui vuol dire che siamo un po' indietro di occuparli, di come abbiamo sentito alle volte, anche di parcheggiare talmente male che comunque sia la persona disabile che ha bisogno, no, ovviamente anche di più spazio per, certo, poter scendere dal veicolo, di fatto poi quel posto rimane libero e inutilizzato, e su questo una stretta sui controlli, assessore, anche se non è la sua delega. Assolutamente, però assolutamente d'accordo, mi sembra giusto. Quello che diceva Giannoni non fa una grinza, ecco, sicuramente bisogna essere partecipe anche, come dire, e rendersi conto direttamente delle cose. Noi in parte lo facciamo già, perché so, i vigili in carrozzina, oppure alcune iniziative che abbiamo fatto con i non vedenti o con gli ipovedenti, eccetera, proprio per immedesimarsi, giustamente come diceva Macri, e vedere, come dire, di risolvere le problematiche, non sicuramente con quell'approccio pietistico che poi alla fine, certo, non piace neanche, no? In realtà è quello di risolvere un problema a chi ce l'ha e si trova in quel momento in difficoltà. Quindi direi sicuramente, come dire, quello che è stato sottolineato stasera, mi sembrano sostanzialmente molto giuste, anche alcune cose sono state dette, anche alcune critiche, perché oggettivamente se fai una critica per migliorare noi siamo a disposizione. Da parte dell'amministrazione sinceramente c'è stato un impegno costante da questo punto di vista, logicamente da tutte le parti non siamo arrivati, come è giusto che sia, e quindi sicuramente bisognerà lavorare in questa direzione. Io volevo, se posso dire, prego, l'ultima cosa, che Roberto sa benissimo, noi dal 2 di gennaio, quindi dall'anno prossimo, la Società della Salute, che ha svolto, per quanto mi riguarda, lo dico, un buon lavoro in questo periodo, grazie anche al direttore, alla dottoressa Paganelli, che ha svolto insomma un'ottima attività, non soltanto per il Comune di Prato, ma diciamo per la provincia, si passa a gestione diretta. Noi fino ad oggi, fino al 31 di dicembre, il Comune di Prato è tuttora a gestione indiretta, mentre gli altri comuni sono già passati a gestione diretta.
noi passeremo, ci sarà, come dire, un cambio sostanziale, sostanziale perché praticamente sono quasi 20 anni che si parla di questo e il 2 di gennaio avverrà... Cosa cambierà per far ecco, capire cosa cambierà, accade. Esattamente, cambierà, cioè praticamente dovremmo avvicinare i servizi da un po' sanitari e sociali maggiormente per migliorare i servizi ai cittadini, diciamola in questo senso qui, e logicamente raccoglieremo tutte le forze che ci sono, le porteremo in via Roma, sia le forze che abbiamo in ASL, sia quelle che abbiamo nei comuni periferici. Il comune che gestirà direttamente... Sì, e la società della salute. Sarà la società della salute, quindi lo scopo è quello di migliorare i servizi al cittadino. Siamo in chiusura, però non prima, Arianna, di aver ricordato quali sono le iniziative che anche a Prato verranno organizzate domani in occasione appunto della giornata internazionale dedicata ai diritti dei diversamente abili. Sì, sono diverse e soprattutto variegate appunto le iniziative in programma. Intanto domani a mezzogiorno verrà presentato il progetto inclusivo Audio Cartoon, di cui poi insomma vi faremo sapere nelle prossime edizioni del nostro telegiornale. Poi ci sarà sempre domani al Teatro Fabbrichino alle 15, alle 16, alle 17 c'è lo spettacolo gratuito dedicato ai ragazzi, Il Giardino Dipinto a cura di TPO. E poi ancora alle 17.30 c'è il progetto I Ragazzi Incontrano l'arte a cura dell'Associazione per i diritti degli anziani in collaborazione con la Bottega di Nendi. Per insomma, l'occasione è quello per far conoscere appunto ai ragazzi diversamente abili la scuola Leonardo da Vinci che si occupa di arte. E poi ancora sabato 4 dalle 15 alle 22 e anche domenica 5 sempre dalle 15 alle 21 a Officina Giovani ci sarà l'evento Urban Blackout organizzato dall'Unione Italiana Ciechi e Povedenti di Prato in collaborazione con l'associazione Arcantarte e con il patrocinio del comune, e praticamente qui camminando appunto al buio verranno esplorati quindi i vari sensi guidati da profumi, da stimoli tattili, gustativi in compagnia appunto di chi ogni giorno quindi si muove con destrezza in assenza di luce, quindi insomma sono tanti appuntamenti sul sito del comune, poi ci sono tutti i dettagli. Bene, siamo giunti in chiusura, io ringrazio l'assessore Luigi Biancalani, Roberto Macri, presidente della Fondazione Opera Santa Rita, Arianna Di Rubbe in redazione, Lucrezia Sandri con i suoi ospiti e ovviamente voi da casa. L'appuntamento fra 7 giorni alla stessa ora per una nuova puntata di Parliamoci Chiaro. Grazie e buon proseguimento con i nostri programmi.